Pensavate davvero che quest'anno il video di Halloween fosse quello in cui ricamavo lo stregato su un maglione? Vi sbagliavate. Quello l'ho fatto per indossarlo oggi. Per chiunque volesse realizzarlo o semplicemente guardare come l'ho fatto, cliccate su questo link. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo e specialissimo video dedicato ad Halloween. Ebbene, oggi Deva Natura proverà a darvi ispirazione per la notte più spaventosa dell'anno. Quindi, se non siete ancora pronti perché non sapete assolutamente cosa indossare, o state valutando più di un acquisto, ma il prezzo vi frena un po', date un'occhiata a quello che ho da mostrarvi. Questi costumi sono molto semplici da realizzare e soprattutto low cost, perché spesso utilizzeremo quello che abbiamo già in casa. Rossetto rosso, vestito rosso e carte da poker. Sì, avete capito bene. Le carte per giocare. Questo è l'occorrente. Realizziamo un colletto da indossare incollando le carte una sull'altra. Perciò dimenticatevi di giocarci in seguito. E con il rossetto disegnate un piccolo cuore sulle labbra per trasformarvi nell'irascibile regina di cuori. Quindi guai a farvi arrabbiare. Ci servirà una felpa scura con il cappuccio, un pantalone dello stesso colore e un ombrello. Scuro anche questo e possibilmente non funzionante, visto che come è accaduto prima con le carte, non potrete utilizzarlo più per ripararvi dalla pioggia. Stacchiamo la copertura dell'ombrello e tagliamolo a metà. Poi fissate ogni metà sotto le braccia della felpa, nel modo in cui preferite. Io l'ho fatto sia con le spille da balia che con il nastro isolante nero. In entrambi i casi, eccoci ricavati delle ali da pipistrello. No, no, non siamo Batman. Completiamo il costume attaccando al cappuccio della felpa dei cartoncini a forma di orecchie. Cerchietto nero che incupisce i vostri capelli biondo ghiaccio. Una parrucca. Rossetto rosso scuro. Colletto bianco che esce fuori da un maglione rosso per diventare una delle streghe più famose delle serie TV. Sabrina Spellman. Ah, non dimenticate, sguardo da furbetta e sorrisi parsimoniosi. Rimanendo nei paraggi di Greendale, la cittadina di Sabrina Spellman, e in ambito serial, sapete chi abita proprio a pochi isolati? Indossate una gonna nera e una maglietta rossa. Poi spostate tutti i capelli da un lato, fissandoli con un po' di lacca, e scurite le labbra con un rossetto scuro per trasformarvi nell'inquietante e anche un po' svitata Cheryl Blossom. Ma a questo punto la domanda è: chi ha ucciso Jason Blossom? Maglietta nera sotto, questa rimarrà integra, e maglietta bianca sopra. Queste invece, ditele pure addio. Tagliuzzandola per bene ricaveremo un effetto costole niente male. Faccia bianca con un po' di nero su occhi, zigomi e bocca. Ed ecco fatto un adorabile scheletro. Per chi ha tanto cuore, non dimentichi di mostrarlo. Ritagliate un cartoncino di questa forma e attaccatelo sotto la maglietta bianca per esaltare ancora di più il look. Parrucca bicolore bianca e nera. O se volete calarvi per lungo tempo nella parte, decolorazione su metà testa. Un abito chic nero, una giacca bianca e l'immancabile rossetto rosso per indossare uno dei costumi più crudeli di Halloween. Sì, proprio lei. Crudelia, Demon. Indossate un bel vestito bianco simil sposa, una giacca di pelle e stivaletti neri. Poi spettinate un po' i capelli su un make-up pesante e cupo per sfoggiare l'aggressivo look della folle sposa di Chucky. Un classico intramontabile, un vero evergreen, o meglio, ever rip. Proposto in modo semplice: giacca scucita su una spalla, camicia sfrangiata e cravatta tagliata. Gonna per lei, pantaloni per lui. O invertite pure per un effetto ancora più buffo. Ed eccovi pronti a festeggiare al grido di cervelli. Eh sì, questo è un po' macabro, ma molto semplice da realizzare. Basta una corda,
intrecciata con un bel nodo scorsoio. Il classico nodo che forma un cappio. E appena avrete imparato a farlo sarete pronti per la forca. Faccia blu e occhi cerchiati, l'effetto agghiacciante è assicurato. Se la vostra intenzione è scatenarvi in una serata brava, fissate il nodo con un po' di colla per evitare spiacevoli inconvenienti. Brutto pacaroppo! Concludiamo con uno dei personaggi più spaventosi del grande schermo. Parrucca lunga, nera e una camicia da notte bianca. Sì, la classica camicia da notte della nonna che non utilizzerà mai più perché dobbiamo imbrattarla a dovere. Dobbiamo infatti sporcarla tutta di terra e fango, ma Devanatura vi consiglia di farlo con gli ombretti. E poi non vi resta che nascondervi e portarvi dietro un'amica con un defibrillatore perché l'attacco di cuore è assicurato per chiunque vi incontri all'improvviso. Ebbene, questo è tutto. Scrivetemi giù nei commenti se queste idee vi sono state utili, oppure scrivetemi la vostra, così non mi spavento se vi incontro. E felice Halloween a tutti! Ciao! O meglio, dolcetto scherzetto?